Un saluto a Cromboy e bentornati in Republic of Pirate. Ripartiamo subito. Allora, ci vogliono Brick Production e dovremmo riuscire a attaccare Hellgate, che avevamo provato ad attaccare all'altro giro, ma c'è un po' qualunque cosa qua. Porti, eccetera, non tantissime navi. Abbiamo fatto un sacco di relitti. E se le navi non vengono ricostruite, penso che possiamo piano piano cominciare a pensare di rifare la nostra flotta. Con uno Star Construction. E via, cominciamo a costruire una delle due. E mentre per i mattoni penso che sia questa non è la, ecco, questa isola. Qua c'è della pesca che non funziona. Ok, da qui escono i mattoni. Da qui dovrebbero essere lavorati e piano piano dovremmo riuscire ad arrivarci. Ok. Quindi vediamo se abbiamo fatto un'altra barca. Sembrerebbe di sì. Dobbiamo reclutare un nuovo capitano. Continuiamo ad andare qui e a reclutare quello che c'è. Ma mancano le vele, qua mancano ancora le vele. Aspettiamo. I have noticed the men in the bordellos getting restless. The girls satiate them for a time. But they're growing hungry. These are violent men. I fear what they might do without a suitable direction to put their tendencies towards. Ciao, tag troppo nella barra del reward. Ok, dai, proviamoci. Speriamo di avere abbastanza navi. Ho ben capito quello che sta succedendo. Mentre sto ancora cercando di produrre delle vele. Ok, ne abbiamo già 5 d'altro livello, 6. Quante ne dobbiamo fare per un prossimo giro? Sempre 10. E quindi lasciamo andare per ora così. Allora, intermediary material, clay, hemp. Forse dovremmo aver bisogno di più hemp. Quello che serve qua? No, qui serve il cotone. L'hemp serve per le corde. Ok, intanto abbiamo completato la quest sui mattoni. Intanto qui continua a essere notte. Acceleriamo ancora un po' e vediamo se arriviamo alla possibilità di costruzione. Sembra di no. Allora, siamo a 10 vele ora e via. Quindi cominciamo la costruzione. E con 4 navi spero di poter cominciare a insidiare i nostri nemici. Cominciamo.
Perfetto. Ok. E andiamo. Non abbiamo coperture. Oddio. Io li ho fatti partire in questa direzione, ma. Ma dove dovevo andare in realtà? Allora, qui c'è questo, qui ci sono fuori queste due navi. Va bene, cominciamo a buttarle giù queste due. Ok, la prima è andata, la seconda sta andando. Brick production is up and running. That gives us another material to create more. Ok, con una di queste andiamo a fare un po' di raccolta. E questi possono tornare indietro per riparazioni. Allora, non abbiamo ancora 10 altre vele. Ne abbiamo però 10 di questo tipo, quindi possiamo fare un altro capitano. Prendiamo questa capitana e cominciamo la costruzione di una nave di secondo livello. Assegniamo e costruiamo, bene. Riparati intanto, vediamo se le altre che ho lasciato in mare hanno bisogno di riparazioni, sembra di no. Le due intonse, questa è un graffio, ok. Quindi torniamo anche con un, in teoria, un fumogeno che dovrebbe permetterci di andare. Attaccare. Allora, adesso servirebbe una taverna, forse. Proviamoci. Mancano i mattoni. Mattoni che dovrebbero essere di qua. Lasciamogli un momento di tempo e dovremmo farcela. E ora torniamo al nostro attacco. Ok, ecco qua le due navi. Devono girare navi pericolosissime qua. Non so se dovremmo attaccarle, spero di no. Ma noi dedichiamoci ai nostri nemici. Con 5, soprattutto col fumogeno, dovremmo cavarcela. Le navi sono in arrivo, acceleriamo un momento, eccole qua, fumogeni. Ok, una torre giù, il resto una nave è andata. Continuiamo ad attaccare con gli attacchi speciali, vediamo cosa succede. Perfetto. Allora, abbiamo una nave da riparare.
non è lei, ma è lei. Fantastico, hanno solamente attaccato una nave. Quindi noi la rimandiamo in porto e dovrebbe essere salva. Con queste cominciamo a fare un po' di raccolta. Raccolta differenziata di quello che è rimasto dalle navi affondate. E ora dovremmo avere solo l'attacco al porto. E andiamo. Non vedo un granché in più di questo porto, quindi andiamo a attaccarlo direttamente. Oh sì, c'è una torre. Ok, un fumogeno. E via. Ok, il porto è andato. Ora sono tutti sulla torre. Ci avremmo dovuto attaccare la torre in prima istanza, ma va bene così. La torre è giù e tutto il resto sta per venire distrutto. Perfetto, abbiamo una nuova casa da costruire. Quindi penso che serva un altro bel porto. Cannot build on enemy island. Perché è ancora considerata enemy island? Perché gira gente cattiva? Cosa è successo? Allora, io nel momento mi manderei indietro le mie navi e cercherei di capire cosa succede. Questa può cominciare a riparare. E qua potrebbe essere ora di farne un'altra nave. Andiamo a prendere un altro bel capitano o capitana. No, siamo al massimo. Ok, no, attacchiamo. E ok, abbiamo fatto una strage, perfetto. Recuperiamo quello che c'è da recuperare. Ok, un po' d'oro. Perfetto, abbiamo un po' di riparazioni da fare, ma sembra che stiamo andando bene. Qui c'è qualcosa da recuperare, probabilmente mandiamo questa, che poi è pronta a ripartire. Non abbiamo ancora costruito una taverna, proviamoci. A questo punto dovrebbe essere possibile costruirla, la costruiamo qua. There's nothing quite like a cozy tavern for carousing and gossiping, eh, Captain? And the gossip going round at the moment is that the men are sick of having nothing but fish to eat. All we'd need is a couple of rifles and a lodge, and the lads will get a start at hunting the wild boar roaming some of the islands. What will we do with a drunken sailor? Ok, sto riparando tutto il riparabile. Questa nabile è al 100%. E queste stanno venendo riparate. Ok, a questo punto, to meet in storage, healthy meal and a drink. Allora, serviranno, immagino, dei cacciatori. Needs.
No, serve un allevamento di maiali. Ok, cominciamo con un bel Ok, non abbiamo abbastanza. Non abbiamo assolutamente abbastanza mattoni. E allora mandiamo tutti i nostri a vedere se a questo punto quest'isola è a posto. Non so se ho bisogno di mandare effettivamente una nave. Mi dice con no build, ma qui sembrerebbe. Mi dice con no build non è enemy island per qualche ragione. Ma pensavo di averla pulita. Forse questa nave qua. Però non è segnata come nemica. Vabbè, andiamo a ispezionarla. Coi cannoni. Ed ecco la nostra flotta in avvicinamento. E questa nave è andata, vediamo se basta. Cannot build on an enemy island. Va bene, allora. Clay deposit. Sto guardando. Oh, forse è questo? Sto captain in. Il problema? Allora proviamo a riportare le navi dietro. La vedevo se devo cannoneggiare proprio tutto il villaggio. Questi sono depositi. Non vedo veramente altro, non c'è segnato altro su questa mappa. C'ho anche i punti d'attracco, ma. No, non ci arrivano. E quindi cosa c'è di nemico in quest'isola? Qui e qui comunque non vanno. Anche probabilmente per. Allora, giriamoci attorno, vediamo se capiamo qual è il problema. Altrimenti mi sa che ci fermeremo qua. Perché? Ok, adesso potremmo forse intanto arrivare a fare i maiali. Ma purtroppo la missione primaria è proprio prendere quell'isola, e noi l'isola l'abbiamo anche liberata, per carità. Ma. Ok, qua. Non c'è le strade. Perfetto, questo l'abbiamo fatto. Allora, a questo punto need 2. Ok, abbiamo uno. Un butcher. Abbiamo bisogno di ancora mattoni, mattoni, mattoni. Continuiamo quindi a girare attorno a quest'isola se c'è qualcosa da liberare che non capisco. A meno che non sia questa l'isola. Non è chiarissimo. C'è un momento qui la mappa. No, Hell's Gate Island è questa.
è questa che devo prendere, ma io ho battuto tutto quello che potevo abbattere. Sto girandoci attorno con le navi, non vedo niente. Non ho di sicuro segnalini. Sono anche finito in un posto dove la telecamera ha qualche problema. Facciamo un ultimo tentativo passando di qua e rientrando di qua. Allora, lì mi segna tutte le possibili case. Io voglio costruire un porto. Qui c'è un porto. Ho le risorse necessarie. Cannot build on an enemy island. Va bene. E dove sono i nemici? Non è chiaro. Va bene, quindi alla fin fine per questa occhiata a Pirate Republic direi che ci possiamo fermare qua, dato che proprio non abbiamo nessun modo per conquistare questa isola. Spero che questa breve occhiata vi sia piaciuta e magari tornerò su questo gioco una volta rifinito e completato. Per ora è tutto e alla prossima.